L'avvertenza di Perugina è di carattere nazionale, finalizzata a chiarire le intenzioni di Nestlé verso l'Italia. Per questo i sindacati, nell'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico di giovedì prossimo, chiederanno al governo sia di richiamare la multinazionale al rispetto dell'accordo del 2016 che prevedeva il rilancio della fabbrica attraverso gli investimenti e non certo un taglio di 340 posti di lavoro, sia di mettere a disposizione gli strumenti necessari per la gestione dell'accordo da un punto di vista sociale. Alla Perugina sono 850 gli occupati a tempo indeterminato tra tempo pieno e part-time e 150 stagionali. Per giovedì la RSU e i sindacati FLAI CGIL, FAI, CISL e UILA UIL dell'Umbria hanno programmato uno sciopero di 8 ore e due manifestazioni, una a Roma sotto il Mise, l'altra davanti ai cancelli della fabbrica. Beh, noi ci aspettiamo che il governo chieda alla Nestlé di chiarire quali sono le intenzioni su Perugina e sul mercato Italia. La Nestlé sta riorganizzando tutta la divisione del cioccolato in Europa. Ci giungono notizie preoccupanti anche dagli Stati Uniti su un'eventuale vendita. Beh, credo che il governo debba pretendere da Nestlé chiarimenti in merito. Deve essere la magistratura a chiarire se la struttura in costruzione ad Umbertide sarà utilizzata come moschea o come centro culturale. E questo è lo scopo dell'esposto presentato alla Procura della Repubblica di Perugia e alle varie forze di polizia dal gruppo della Lega Nord nel Consiglio regionale dell'Umbria. Per noi non sarà un centro culturale islamico, come viene annunciato, ma una moschea. Come la stanno chiamando tutti, un vero e proprio luogo di culto, e tra l'altro il secondo più grande d'Italia. L'hanno detto questa mattina in una conferenza stampa i consiglieri regionali leghisti Valerio Mancini ed Emanuele Fiorini. Secondo la Lega va controllato l'iter di una procedura edilizia non corretta, ma devono anche essere tracciati i flussi finanziari necessari alla realizzazione dell'edificio. Ecco qua, questa mattina ho depositato alla Procura della Repubblica un esposto avente oggetto la questione del centro culturale islamico o moschea nel comune di Umbertide, un lavoro di documentazione fatto in un anno e mezzo, dove secondo me emerge le dicotomie molto forti tra centro culturale o moschea, perché di fatto su quel terreno, come dimostrano, diciamo, le pratiche edilizie, si poteva costruire solo un luogo culturale, un centro culturale. Di fatto il sindaco e l'imam, gli autorevoli esponenti dell'amministrazione umbertidese, la stanno chiamando moschea. Quella che la Lega sta combattendo non è una guerra di religione, ma una battaglia di civiltà in difesa dei valori e dei diritti della società occidentale. Non si può più chiudere gli occhi di fronte al rischio e alla minaccia che la religione musulmana e il suo estremismo, la sua applicazione letterale, rappresenta per la nostra società, per la nostra vita quotidiana. Quello che la Lega Nord ha fatto per Umbertide è un metodo di lavoro che riproporremo in tutti i comuni laddove qualche sindaco sciaguratamente vorrà propinarci un centro culturale, ma che in realtà è una vera e propria moschea, e lo dicono l'imam in più interviste, lo dice il sindaco che chiede rinforzi a Minniti perché ospiterà una delle più grandi moschee d'Italia. Tutta questa, diciamo, falsità e poca chiarezza noi la dobbiamo smascherare e lo faremo in tutti i comuni laddove appunto ci vorranno raggirare con questo metodo. Erano alcune centinaia gli agricoltori della Coldiretti che questa mattina a Perugia in Piazza Italia davanti alla sede della giunta regionale hanno manifestato per richiamare l'attenzione sugli attacchi della fauna selvatica, soprattutto cinghiali che distruggono le coltivazioni e mettono a rischio la sicurezza del territorio. L'invasione degli ungulati, sottolinea Coldiretti in una nota, provoca in Umbria milioni di euro di danni l'anno, senza contare quelli indiretti e non denunciati. Dal 2005, ricorda Coldiretti, il numero dei cinghiali presenti in Italia è praticamente raddoppiato, passando da 600.000 esemplari a oltre 1 milione nel 2015, anno in cui i danni alle produzioni hanno raggiunto complessivamente i 100 milioni di euro. In Umbria il numero di cinghiali negli ultimi 10 anni, stima Coldiretti, è passato da circa 25-30.000 a 75-80.000. E nel momento in cui sto in acqua, in realtà mi sento rilassata perché è un ambiente per me molto familiare e che mi fa star bene. Mi
sentivo bene con me stessa e riuscivo a non percepire quel senso di diversità che al di fuori dell'acqua io invece provavo nei confronti del mondo che mi circondava. Non è la malattia che impedisce di realizzare i nostri sogni, realmente siamo noi che a volte ci poniamo dei limiti. Nel 2007 sono partita con la traversata dello Stretto di Messina, sono stata la prima diabetica in Europa a percorrere quel tratto di mare. Quindi ho capito che quello che avevo fatto io, sì, io ci avevo messo l'impegno fisico, mentale, tutto quello che vogliamo, ma la mia impresa era l'impresa di tutti i diabetici che in quel momento erano presenti. Non dobbiamo mettere come scusante il diabete per dire, sai, sono diabetico, non ce la faccio, non lo posso fare. Sì, obiettivamente raggiungere determinati risultati con il diabete è più complicato rispetto a chi il diabete non ce l'ha, però non è impossibile, quindi bisogna sempre crederci, bisogna avere la voglia di andare avanti, la voglia di mettersi alla prova e di sacrificarsi. Sicuramente la Monica che ci sarebbe stata senza diabete non sarebbe la Monica di oggi. Di conseguenza il diabete mi ha dato una forza in più, voglia di vivere. Non dobbiamo farci piegare dalla malattia, ma dobbiamo essere noi a piegare lei, a metterla per certi versi al nostro servizio. Sgranatura del Gran Turco, mietitura e raccolta dei covoni, prova di abilità con il trattore, iniziativa con i bambini. Si è svolta a Bastia Umbra la manifestazione Trattori Festa. È stato un bel weekend, quello del 22 e 23 luglio, dedicato ai mestieri di un tempo. L'evento è stato organizzato dall'Automoto Club Storico Sisano insieme alla famiglia Tardoni. La mietitura e la trebbiatura, ha affermato il vicepresidente dell'ASA, Gianfranco Tardioli, erano momenti di festa per le famiglie contadine che a turno organizzavano cene e ritrovi per stare in allegria. Trattori in Festa nasce con questo spirito. È stata anche l'occasione per ammirare splendidi trattori conservati e divenuti mezzi d'epoca, ovvero oggetti di collezionismo testimoni di un periodo di grande evoluzione. Non è facile spostare questi mezzi visto il volume e il peso che hanno, ma nonostante questo molti partecipanti provenienti dalle campagne limitrofe dell'Umbria sono riusciti a venire. Concerto sublime, quello del premio Oscar La vita è bella, Nicola Piovani. Il maestro romano con il suo gruppo ha chiuso la prima edizione di Universo Assisi al Ponte Santa Croce del Bosco di San Francesco del Fai della città serafica, proprio a valle del Colle del Paradiso. Titolo del progetto La musica è pericolosa, così come la definiva il regista Federico Fellini, mentre con Piovani preparavano il background musicale del film dell'87 L'intervista. Il maestro, autore di alcune delle più belle e celebri colonne sonore degli ultimi 30 anni, ha guidato gli spettatori in un viaggio di note e suggestioni, ripercorrendo i suoi lavori accanto ad André Fellini Magni e altri registi italiani, ma anche spagnoli, francesi e argentini. Forse non tutti sanno che La musica è pericolosa è anche il titolo di un libro, edito da Rizzoli. E dopo lo spettacolo di ieri sera, crediamo valga davvero la pena di leggerlo. Grande successo per la prima edizione di Palio Calling Summer, l'evento organizzato da Ente Palio di San Michele, Palio Open e Avis Comunale, andato in scena ai Giardini Pubblici di Bastia Umbra sabato 22 luglio. Grazie alla collaborazione con l'associazione del territorio, la location si è trasformata in un vero e proprio parco divertimenti. Sin dalle prime ore del pomeriggio, da Tenda Perugia, ideativamente la Ludoteca Roda, Ringo Bastia, Rataplan hanno coinvolto i più piccoli in tantissimi giochi di intrattenimento che hanno accolto il gradimento delle numerose famiglie presenti. La giornata ha cambiato volto nel tardo pomeriggio con l'esibizione di gruppi musicali locali che hanno accompagnato l'aperitivo del Palio. Musica ed enogastronomia hanno consacrato il binomio vincente con l'ingresso dello street food che ha accolto il pubblico per la cena in strada. In serata Dulcis in Fundo con l'ennesima metamorfosi dell'evento. Dalle ore 22 infatti è entrato in scena il Vanilla Summer Tour che hanno trasformato i Giardini Pubblici di Bastia Umbra in una vera e propria discoteca all'aperto. Ozone cambia pelle e genere insistendo sulla vertigine intellettuale che provoca la dialettica realtà-finzione.
e Franza, il prossimo film in programmazione al Frontone Cinema all'Aperto di Perugia, martedì 25 luglio, come sempre alle ore 21:30. Lei conosceva Franza? E la Germania del 1919. Una giovane donna si raccoglie ogni giorno sulla tomba del fidanzato caduto al fronte. La sua routine è rotta dall'incontro con Adrian, soldato francese sopravvissuto all'orrore delle trincee. La presenza silenziosa e commossa del ragazzo colpisce Anna, che lo accoglie e solleva di nuovo il suo sguardo sul mondo. Adrian si rivela vecchio amico di Franz, conosciuto a Parigi e frequentato tra musei e caffè. Entrato in seno alla famiglia dell'uomo, diventa proiezione e conforto per i suoi genitori, che assecondano la simpatia di Anna per Adrian. Ma il mondo fuori non ha guarito le ferite e si oppone a quel sentimento insorgente. Adrian, schiacciato da rancore collettivo e da un rimorso che cova nel profondo, si confessa con Anna e rientra in Francia. Spetta a lei decidere cosa fare di quella rivelazione. Per questo giovane francese. Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. Come da previsione, la settimana sta iniziando con l'Italia nella morsa di una perturbazione atlantica, la quale porta con sé sia aria più fresca che maltempo. In particolare, oggi e nei prossimi giorni saranno protagonisti i rovesci temporali sulla nostra penisola, con i fenomeni che hanno già iniziato a bagnare le regioni settentrionali come in parte quelle centrali. Domani poi le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi al nord, estendendosi invece al centro-sud, seguendo appunto l'evoluzione della saccatura. Non solo maltempo, ma come detto la perturbazione è accompagnata anche da aria più fresca. Le temperature tenderanno a calare quindi nei prossimi giorni, riportandosi su valori in linea o qualche grado sotto le medie del periodo. Le massime inoltre potrebbero non superare i 30 gradi. Il gran caldo degli ultimi giorni subirà dunque una battuta d'arresto, ma attenzione perché dopo il passaggio di tale saccatura sembra possibile il ritorno dell'anticiclone. Continuate quindi a seguire tutti i prossimi aggiornamenti scaricando la nostra app Meteo oppure tramite il nostro sito, dove potrete trovare tutte le previsioni dettagliate per le vostre località, sempre aggiornate. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.